Chi è troppo triste, chi si sente troppo solo, chi piange. Mi state mettendo alla prova e è una cosa molto bella questa. Chi è già venuto al campo scuola sa che chi è capace di vivere un momento, una giornata, una settimana lontano dai genitori, questo significa che state crescendo, che state diventando grandi. Se no siete come quegli uccellini che nati rimangono sempre nel nido. Possono rimanere sempre nel nido? Il grande Papa Giovanni Paolo II diceva ai giovani che dovevano essere protagonisti della loro vita. I genitori sono coloro che vogliono fare di voi dei protagonisti. Ma c'è un altro ancora, superiore a tutti, è Dio, che ci rende sempre protagonisti. Diede alla luce una bambina a cui fu dato il nome di Biancaneve. Cucciolo è il più piccolo di tutti i nani. È egoista, non lascia spazio agli altri, che sono considerati un fastidio anziché una risorsa. Quindi Biancaneve è una bellissima ragazza che è nata in questa maniera misteriosa, ma ha con sé questa donna, matrigna, come si dice, quando qualcuno che non è madre e si prende cura di una figlia. Ecco già una piccola riflessione. Noi non siamo belli perciò che indo, Siamo. ma siamo belli perché siamo belli, perché tali siamo. Non c'è nessuno più bello e più importante di voi al mondo, quelle di una volta, ma nessuna colpa avete voi, nessuna colpa avete voi. Forse i genitori sono un po' egoisti e non pensano tanto ai figli, però dobbiamo essere noi capaci di dare famiglia a chi non ha famiglia, dobbiamo essere noi capaci di dare comprensione a chi ha o crede di avere poca comprensione. E allora una famiglia c'è quando ci sono, dice qui, dei valori. Biancaneve cresceva e diventava sempre più bella. Così un giorno la regina chiese allo specchio: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi, chi è la più bella del reame? Lo specchio rispose: Biancaneve è la più bella. La regina, furiosa, diede ordine al suo capo arciere di portare Biancaneve nel bosco e ucciderla. L'arciere seguì l'ordine della regina e portò la fanciulla nel bosco, ma al momento di ucciderla non ne ebbe il coraggio. Fuggi, principessa, e non farti più vedere dalla tua matrigna che ti vuole morta. Buona fortuna. Eolo starnutisce a tutte le ore. Non considera di avere delle persone davanti, ma solo delle occasioni da sfruttare. Ecco la figura del guardiacaccia, una figura che viene utilizzata dalla forza della regina, si serve di un killer, di una persona a cui ha detto di sopprimerla. La bontà di questo cacciatore capo arciere, qual è stata? Quella di aver avuto pietà, quello di aver avuto misericordia. È colui che salva. E è un pochettino, ci ricorda il sacrificio di Isacco. Sapete, no? Abramo non poteva avere figli, ha avuto un figlio nella vecchiaia e poi Dio gli dice, ma solo per metterlo alla prova, va e immolami tuo figlio. E Abramo lo ha fatto, perché secondo me lui aveva nel cuore la certezza che Dio mai può chiedere di fare una cosa contro la verità, contro la vita, contro la giustizia.